Ieri c'è stata una bella manifestazione dei sindacati di base, il primo sciopero che vuole segnare l'autunno con parole d'ordine chiare contro l'austerità per respingere le politiche neoliberiste dell'Europa, dei padroni e del governo italiano, del governo Letta, delle larghe intese. Oggi c'è una manifestazione dei movimenti sociali a cui partecipano anche le forze che erano presenti ieri, che può essere una buona continuazione. Riunisce forze che si sono mobilitate contro le politiche di distruzione del territorio, per il diritto alla casa, per la costruzione di movimenti sociali che affermino che le vite delle persone devono valere di più, molto di più rispetto alle rendite e ai profitti. Crediamo che possa essere una nuova grande manifestazione di massa e che quindi apra delle prospettive positive per tutto l'autunno, cioè per costruire mobilitazioni più ampie, svegliare anche settori sociali che ancora sono demoralizzati o non si stanno mobilitando, i vasti settori di lavoratori e lavoratrici che sono profondamente colpiti dalle politiche di questi ultimi anni e anche dalla ultima finanziaria. In poche parole, ricostruire un grande movimento sociale di lotta di tutti i settori della classe lavoratrice, dei movimenti sociali, un blocco sociale che sia in grado di dire no alle politiche di austerità, contrastare il fiscal compact, cioè le imposizioni terrificanti dell'Unione Europea per conto dei padroni, e in questo modo costruire un nuovo grande protagonismo della classe lavoratrice che sia in grado effettivamente di porre le basi di un'alternativa a queste inaccettabili leggi del sistema capitalista.